Sì, grazie Presidente. Sì, questo ODG trae spunto dall'audizione che abbiamo fatto in sesta commissione con il Comitato Centralina Idroelettrica di Val Camonica, che hanno messo in risalto la situazione della Val Camonica, dell'elevato numero di derivazioni presenti e di quelle che sono già in fase di istruttoria. L'aspetto fondamentale di questo problema è che, mentre il regolamento regionale specifica che per i corsi d'acqua superficiali le concessioni devono essere effettuate verificando la disponibilità della risorsa idrica sulla base di un bilancio, ad oggi, per quanto riguarda la situazione dell'olio, per la quale non è disponibile uno studio di bilancio idrico, uno studio del bilancio idrico del fiume. E noi riteniamo quindi indispensabile che venga effettuato questo studio quanto prima possibile. E di conseguenza, visto che non sappiamo qual è la situazione di questa zona, cioè lo studio del bacino idrico studia quanta è l'acqua in entrata, quanto è l'acqua in uscita, l'acqua che viene utilizzata per altri scopi, appunto, e quindi la situazione reale della quantità di acqua e la situazione dell'ecosistema, noi chiediamo che venga fatto quanto prima possibile tramite protocollo d'intesa con le autorità competenti, questo bilancio idrico del fiume Oglio, per la quale, e che in attesa che venga effettuato questo piano, quindi questo studio, e quindi di avere tutte le informazioni sulla situazione idrica dell'Oglio, per la quale, una moratoria sull'autorizzazione di nuove derivazioni idroelettriche. E poi una domanda nasce spontanea, ma se questo studio non c'è ancora, in base a quale criterio sono state date le concessioni fino adesso in Val Camonica? Questa è una domanda a cui vorremmo avere una risposta. Grazie.